Nel progetto per il terzo valico ferroviario non c'è il deposito petrolifero di Arquata, lo denunciano i comitati contrari all'opera. Nelle mappe del progetto per il terzo valico ferroviario dei Giovi tra Genova e l'Alessandrino non sarebbe segnalato un deposito petrolifero ad alto rischio che si trova accanto ad uno dei cantieri. Lo denunciano i comitati che si appongono a questa nuova grande infrastruttura e che presenteranno un esposto in procura. Arquata Scrivia, il primo comune piemontese alle spalle di Genova. Fra il torrente, la ferrovia e il grande deposito di carburanti accanto all'area su cui è previsto il campo base per circa 500 operai di uno dei cantieri del terzo valico ferroviario dei Giovi. Un tempo alta velocità per i passeggeri dal capoluogo ligure a Milano, poi alta capacità per le merci. Ma al posto dell'impianto industriale a rischio di incidente rilevante secondo la legge ci sarebbero campi agricoli nel progetto del terzo valico del COCIV, il consorzio del gruppo Impregilo a cui è stata affidata la realizzazione dell'opera pubblica. La denuncia arriva dai comitati Notav e Terzo Valico che annunciano un esposto alla procura di Alessandria. Oggi nel 2013 viene presentato il primo lotto del progetto esecutivo e nonostante con qualsiasi ragazzino di 10 anni su Google Maps possa vedere la presenza di queste cisterne, che ricordiamo queste cisterne per Arquata sono un incubo perché nel 2000 una di queste cisterne esplose, il COCIV continua a dire che quest'area non esiste. I fondi pubblici già stanziati per i primi due lotti, spiegano i comitati, si basano su un progetto sottoposto a valutazione ambientale non veritiero, che aumenta dubbi e interrogativi su un'opera giudicata inutile, troppo costosa, aggiungono, 6 miliardi e 200 milioni di euro. E se Genova e la Regione Liguria restano a favore del terzo valico dei Giovi, dubbi sono condivisi dagli amministratori locali dell'Alessandrino di schieramenti diversi. Il sindaco di Arquata chiede un ripensamento sull'intera opera e sul deposito petrolifero accanto al cantiere. Non c'è stata data nessuna risposta reale, poi i progetti che abbiamo visto considerano non tenere assolutamente in conto questa presenza e questa difficoltà.